di contorno, hanno bene tutti i giorni, e anche poi che la Cari amici, benvenuti. Siamo qui a casa della scrittrice Lea Mineralli, nella stupenda cornice di Roma, dove si può ammirare un panorama bellissimo, la piramide Cestia. Siamo qui per presentare il libro di poesie intitolato Italia, poesie dedicate appunto all'Italia. All'Italia. Quindi è una raccolta di poesie che hai scritto ultimamente o nell'arco della tua vita? Queste l'ho scritto nell'arco di tanti anni, secondo gli avvenimenti che cadevano in varie città d'Italia, appunto, perché io partecipavo a tutti i concorsi quando erano finalizzati e sempre ero fra i precedenti, come fate anche voi. Io sono onorata perché mi tenete in considerazione, se vi piacciono voi le stampate, e infatti siete diventati i miei editori del cuore perché avete fatto questo libro bellissimo, mi è piaciuto veramente tantissimo, però sono soddisfatta perché è piaciuto il contenuto a voi e l'avete fatto volentieri anche voi, e questa è una cosa soddisfazione per chi scrive. Beh, sono delle belle poesie proprio perché l'Italia comunque sì, è vedi, la base sono, anche della poesia. Ci sono diciamo soggetti che sono tristi e ameni a secondo le cose che scapitavano. Io l'ho fermata in poesia però l'Italia in questo modo, perché anche nelle cose tristi bisogna trovare un lato che possa rasserenare a chi accadono queste cose, poi nello stesso tempo forse la poesia abbellisce anche le cose che non sono troppo gentili e care, certo. E allegre, e allora questa è l'Italia insomma, ecco, sta tutta qua. È molto, molto bello, perché poi mi piace perché avete, oltre che illustrato le pagine, avete illustrato anche il dietro libro, che tante volte è squallido, invece voi mettete la foto, tutto, che è una cosa carina. Vedo che qui abbiamo tanti libri che sono i tuoi, e sono i miei, li ho messi in mostra ai miei editori che siete voi, che non avete visti, perché quando, è la prima volta che ci vediamo a casa mia. Quando hai iniziato a scrivere? Ho cominciato da sempre, da appena nata. Che io a 5 anni già sapevo leggere e scrivere, sono andata a scuola che invece di imparare le cose che mi dicevano gli insegnanti, mi facevano leggere i libricini, con la seggiolina bassa io stavo a leggere il libro a puntate giorno per giorno. E quindi da lì è nata quella da lì è nata voglia che di ce l'ho sempre avuta, libri, questa li scrivi libri a macchina? Adesso sì, la prima volta scrivo a macchina da scrivere, queste sono le mie prime macchine da scrivere. Eh sì, bisogna dire che nonna lei adesso all'età di? 75 anni ha imparato il computer, perché bisogna aggiornarsi. Adeguarsi, certo, giustamente. Alle... E poi sono andata a scuola, e non solo, però ho imparato, alla scuola della terza età, e dove ho fondato un giornale, perché il giornale è stata sempre la mia passione. Già fin qui, fra queste cose c'è una pagina che è il primo giornalino di scuola, dove c'erano già i miei temi, ci sono mille cose. Vedo qui ad esempio il diario di una villeggiatura. Sì, un mese di villeggiatura a 14 anni, che io non mi ricordavo neanche di averlo scritto. Ho ritrovato i foglietti in un taccuino scritto a mano. E beh, poi, bello, sono anche dei bei ricordi. Sì, è carino perché era molto semplice raccontare quello che capitava in quel mese, da fanciullina spensierata. Parlavo Charleston allora, ho portato Charleston al paese. Qui possiamo ammirare appunto sì, tutti le gli iscritti. Sì, questi sono libri su Roma che ho preso dall'origine e ho parlato dei centri storici, dei rioni e poi dei quartieri, poi degli obelischi. Gli obelischi me sì. Questo invece è una specie di spiccolatura che ho fatto su tanti soggetti, di tante cose, tante curiosità. E questa è una cosa che c'è un po' di tutto, come fosse proprio un'enciclopedia, piccola enciclopedia. Soltanto che l'ho scritta in corsivo e quando l'ho stampata è venuto un po' leggero. Vabbè, poi ci sono libri per bambini, ecco, questi sono per i bambini. Libri per bambini, quindi libri per l'interesse bambini, questi sono per i bambini, dedicati ai gatti. Questo è di fantascienza, che è molto carino questo, di fantascienza. E questi invece sono sempre per i bambini, di tutte le età, perché man mano poi li faccio molto personalizzate le poesie, me le chiedono tutti, allora siamo di tutti i generi. E comunioni, cresimi, battesimi, un po' di tutto. Questa invece sono le favole di nonna Lea. Favole moderne però, eh? Ah. Sono favole moderne. Le lette ai tuoi nipoti? Ah, non solo, ho cominciato a raccontarle allora. Ah. Poi dopo le ho fermate per i pronipoti. Ecco. Perché i genitori lo sapevano che scrivevo già. E poi ci sono qui tante cose, vedi? Per esempio sono stata
gli attestati, sì, attestati, tante cose. Questo è il premio letterario, pure c'è stato uno degli ultimi a Paterno Dugnano, sulla poesia sui nonni. E poi ci sono tante altre cose, poi questi sono i sceneggiati invece, commedie e fresce. Questo è umoristico, questa è romana, il romanesco, poi c'è la telefonata interrotta, l'hanno trasmessa anche nelle radio. So che cose. Però hai scritto anche canzoni, scrivi anche canzoni. Le canzoni, come no, ci sono i canzonieri. Scrivi di tu, cos'è che non scrivi? Cosa, anche le ricette scrivi? Io scrivo anche le ricette. Questo è un libro di, questo l'abbiamo fatto proprio alla scuola della terza età, dove ho messo i ricettari, adesso non c'è più. L'avevo visto prima, canzoni, scritto ricette, poesie, sì, libri, tutto, c'è tutto. Poi ci sono le antologie, queste sono magari antologie, dove ci sono anche le vostre antologie. Mi dice esatto, c'era una diverse, volta, sì. C'era poesia romantica, qui ci sono un po' tutte. Questi invece mi ha proprio ordinato, diciamo, un po' il comune di Roma, perché le bambine di terza media erano della scuola vicino qui di via Zabaglia, hanno preso la mia storia, l'hanno raccontata a modo loro. Carina. E allora è carina, finisce con una poesia che io ho mia, insomma. E cioè, poi ci sono i poeti della provincia di Roma, perché mi ci hanno incluso con poesie, sempre concorsi che facevano. E questo è il libro dell'acqua dolce, che Giancarlo lo conosce già, questo. Poi ci sono le poesie dei primi, le prime poesie sono state queste, il Mario Casciano e i poeti nuovi del 1959 della RAI, questi sono stati. E le mie due poesie sono romanesche, ne hanno trovate due romane, non so più sulle, diciamo quelle tra le altre. Insomma, mille cose, perché io poi non smetto mai, quindi questa pure è l'antologia dei poeti e della italiana, diciamo, contemporanea, diciamo. Molto sì. Come io sul romanesco, per esempio, ho scritto tante cose in dialetto romano moderno, perché non è più quei vocaboli magari che nessuno conosce. Certo. Allora la conoscono tutti e la leggono tutti, piace di più. Poi ci sono i romanzi, con Villa Vicine 1, poi ci sono tante cose, quello di fantascienza, ci sono tante cose. Io certo, mi dimentico pure io. E questo è tutto, poi ricettario. Okay. Allora c'è un po' di tutto per tutti e queste copertine quindi le hai io le ho ideate e fatte stampate al mio computer. Al tuo computer, quindi sai usarlo il computer, so usare il computer. A 90 anni sa usare un computer. Usare il computer. E vediamo un po' allora come ci spostiamo in casa. Computer. E io sono qui nella mia postazione moderna, adeguata ai tempi. Ho lasciato le macchine da scrivere in soffitta. E adesso sono qui da tanti anni e senza computer non potrei più vivere. Questa è una delle ultime mie avventure, perché questo è un giornale dove io collaboro, non è proprio il mio sito, c'è un'altra di pagine, però ci sono mille cose. C'è per esempio anche questa che forse conoscete, il vostro giornale. C'è il vostro giornale al quale faccio molta pubblicità, perché ci sono delle cose molto belle da vedere, da guardare, diciamo, per istruirsi. Devo dire che nonna Lea è anche la nostra portavoce, sì, degli italiani all'estero. Sì, perché io ho questi italiani all'estero che veramente a me mi vogliono molto bene, perché leggono le mie cose, le capiscono, quasi tutti stanno in pensione, parlano a studiare italiano, perché non magari hanno parlato sempre in dialetto a casa o con la lingua del posto, e dopo da vecchi vogliono ritornare alle origini. Io mi sono adeguata ai tempi con questo nuovo ritrovato di internet, che ormai è diventato che non se ne può più fare a meno, e allora scrivo tutto quello che mi viene in mente in questa posizione, perché a un certo momento trovo più facilità anche di scrittura, di cancellazione, se uno sbaglia fai presto a far tutto. Certo, poi vedo diverse cartelle dove sì, ci sono i racconti, poesie. Sì, c'è un po' di tutto. Io poi vado a cercare anche tante cose che magari voglio sapere per fare gli articoli su anche cose attuali che succedono, certo, nel capito. Informarti. Allora devo informarmi, ecco appunto. Adesso devo trovare però una cosa che voglio far vedere, uno dei miei siti. Non posso tornare da qui. Quindi anche i siti. Cioè, ho cinque siti, perché ci sta quello romanesco, l'angolo di Roma. Poi c'è Nonna Lea, che è il principale, primo. E poi c'è sta Lea Racconta, dove ci sono tutti i miei libri, quelli che avete visto fuori. Ah. E stanno tutti quanti lì. Chi li vuole poi, se li può vedere e copiare certo, pure volendo. Certo. E tanti. Non uccidete la cultura, questa è una cosa bella che avete fatto. Che veramente, qui siamo sul sito veramente bella, sì, perché della cultura, della web tv. E io di sera mi collego con voi, infatti. Eh già, ormai sei la nostra ospite fissa. Sì, speriamo sempre di poterlo fare. Speriamo anche noi, perché, anche perché la gente appunto ci telefona per salutarti. Sì, io Maria Vittoria. Ringrazio sempre tutti, mi ha dedicato una poesia a Maria Vittoria, infatti. Già ce l'ho, diciamo, inserita. Inserisci video uguale, non so. Adesso uscirà qualcosa qui. Ecco, questo c'è il dicitore, giusto che ha detto la mia poesia, donna sì. Romantica. E questo l'ho visto, infatti.
è molto molto interessante. Che poi volendo si può andare anche in diretta con tutto quanto, diciamo, la persona. Sì, beh, poi avete la chat, vero? sì, abbiamo la chat e poi si possono collegare i webcam il venerdì sera, in modo che così Benissimo. possiamo avere Diciamo, c'è colloquio con tutti. un'ante. Sì, beh, l'altra puntata abbiamo visto Maria Vittoria in Persona. persona sulla web. È stato veramente bello. Voglio Che in qualche cliccare modo qui, poi il poi computer ci ci sto questo. avvicina anche. Avvicina tutte le persone, poi se vogliamo, perché ecco, questo per esempio, ecco, questa è una pagina della poesia di Maria Vittoria. Ma vedo lì delle stupende E questa bamboline. di mia, diciamo, produzione e inventiva pure. Produzione, come E stanno le fatte con delle realizzi? buste che adesso stanno scomparendo, le buste della Ah, plastica. vedi allora come abbiamo il riciclo della Sì, busta, capisci? Chi le riciclo. butta Difatti, invece c'è chi queste sono state, sì, sono state costruisce proprio bamboline. la Lega Ambiente che mi fece un mese di Ma sponsorizzazione in un bello. albergo, cioè in un negozio, nel negozio proprio di Francesca Tedesi, che allora aveva questo negozietto, e per un mese l'ho insegnato persino alle Ah. ragazze che volevano venire la domenica mattina. Bastava che portavano un uncinetto molto grande, perché sennò con piccola si Beh, spezzerebbe, certo, no? sì. Ci vuole un po' sostanzioso. E poi non solo bambole, ma borse, cappelli, fatto con tappeti, antiscivolo per il bagno, per esempio. E sono Vale, comodissimi. ancora una volta desidero rivolgere un ringraziamento pubblico per l'affetto che mi date quasi quotidianamente con le vostre mail e con le foto che mi inviate. Questo è per tutti gli italiani all'estero. E se gradite il mio libro, non so se l'avete visto, Vieni qua, vieni qua. Appunto, siamo qui per presentare il tuo libro. Vogliamo Sì, leggere volentieri, lo una leggi tu? poesia? No, 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 leggere tu, sono E allora letture, per vi carità. porto subito a Roma, nel Roseto di Valle Murcia. L'effluvio delle rose mi stordiva. Mi son seduta per riprender fiato. Dalla panchina al sole l'ho ammirato, quell'Eden sfolgorante di colori. Ogni cespuglio essenza trasmigrava, e le rampicanti, volte verso il sole, di tanta quiete l'anima avvolgeva. Respirando quell'aura mi inebriavo di buon profumo, quasi sovrumano. Tributiamo le rose variegate di ogni paese a diverse dimensioni, in ogni naturale comunione, quasi presagio di fraternità. Solo un roseto può dare l'illusione di fratellanza fra tutte le persone. Bellissima, bellissima. Ah, Poi c'è il ricordo Sabino legato a quel racconto di quel mese di villeggiatura da bambina. Era proprio di quell'epoca. Ricordo Sabino, e niente più facile che l'ho scritto in quei tempi. Distese di prati dorati, filari di vite mature, e sempre presenti gli ulivi, frammisti alle more dei rovi. Bastava al mio cuore infantile vedere le farfalle volare, oppure raccogliere un fiore unito alla creste cetrina. Ritratto di vita vissuta, ricordo di un tempo che fu, ritorna alla mente matura, che non sa scordarlo mai più. Rivedo quei campi inondati di sole, risento i profumi dei miei ciclamini, la tenera infanzia e l'edizia vissuta, vivace ritorna alla mente che ancora la sapora. Ricordo Sabino, sei tenero e fresco, lasciato in gran solco nel cuor di bambina, e una lacrima bagna la gota appassita. Bellissima, bellissima. Ne hai un'altra Qualche cosa di Roma, che ami? forse. Sì, beh, Poi certo, ci sono sì. poesie che ho fatto direttamente per dei concorsi degli alpini, pensate. Me ne hanno mandato l'omaggio, diciamo, di vincitrice a casa con il regalo che mi spettava, insomma. Bella. Non so. Ecco, per esempio questo, Castelli di Roma. Castelli sono colline intorno a Roma, rigurgitanti di vigne e frutteti. Il succo dei grappoli assolati riproduce vino antimalinconia. Vallate, alture, boschi e castagneti, sovrallegrati da viole e ciclamini, occhieggianti purpure fragolette che gustano sia adulte e fanciullette. A picche, nicche, simpatici e festanti, che sanno ritemprare forze e menti, discacciando quei pensieri deprimenti che fioriscono e che fuorviano capacità, scusate, e fuorviano capacità dei più L'emozione. valenti. Castelli vivi, storici esemplari, luoghi stupendi, semplici ed aulenti, attorno ai laghi limpidi e smaglianti che conquistarono poveri e potenti. E ancora oggi, dopo molte mutazioni, vi si rinnovano le antiche tradizioni che attirano in allegre scampagnate tutte le genti che mai l'hanno scordate. Perfetto, quindi possiamo dire allora ai nostri amici il tuo libro, Sì, se vogliono acquistare se il tuo vogliono libro, acquistarlo, possono possono appunto o scrivere a me, chiederlo a me o esatto. al buon editore. O alla Che redazione di poi la Estroverso. redazione vi dirà come dovete fare, anche per Certo. averlo al domicilio se volete, o se passate per Roma lo comprate a Roma direttamente da loro, vi danno il loro indirizzo, lo andate a prendere. Benissimo, allora salutiamo da casa di nonna Lea la nostra nonna Lea, la scrittrice Grazie. ormai
estroversiana, so che adesso ti chiamano la nonna Lea. No, no, mi firmo proprio così quando parlo di voi, sì. Ormai sei dei nostri. Lo devo portare alla SIAE insieme con gli altri. Non mi dà. Lo devi registrare. Un bacione a tutti, salutiamo. Saluti carissimi.